La scalata dei Cavalieri di Atena lungo le 12 case dello Zodiaco prosegue. Nello sconfinato spazio, la costellazione di Taurus si distingue per il luminoso ammasso delle Pleiadi e delle Iadi. Questo segno è attraversato in parte dalla Via Lattea e difatti in questa costellazione possiamo ritrovare elementi facenti parte della nostra stessa galassia. Nel gruppo delle Iadi spicca la gigante rossa Aldebaran, ovvero l'occhio della costellazione del Toro, che in Sensei appunto dona il nome al cavaliere di cui parliamo oggi, il Saint che custodisce la seconda casa, quella del Toro. Un guardiano mai visto prima finora nella storia, un guerriero dalla stazza imponente che anche solo con il suo charter design riesce a comunicare la sua funzione. Aldebaran del Toro è un vero e proprio muro, insormontabile dalla potenza schiacciante per il gruppo di protagonisti. Seiya prova a colpirlo con il Pegasus Ryuseiken, ma il colpo si rivela inefficace. Toro atterra con un solo attacco sia Seiya che i suoi compagni, il tutto senza apparentemente nemmeno muoversi. L'unico a rialzarsi è Seiya, e qui ci viene spiegato il tipo di tecnica appena usato dal Gold Saint. Egli usa una tecnica che viene paragonata allo Yai, una particolare modalità di utilizzo della katana. Yai, o più correttamente Yaido, la via dell'essere, è un'arte marziale giapponese incentrata sull'estrazione della spada, influenzata da caratteri zen, che sarebbe interessante approfondire per la nostra rubrica di storia in futuro. Nello Yai, la katana va estratta velocemente dal fodero e riposta altrettanto velocemente ad attacco concluso. Il Cavaliere del Toro, tenendo sempre le braccia conserte, simila a questo modo la katana riposta nel fodero ed estrae, letteralmente, i propri pugni alla velocità della luce per poi colpire il nemico, dando l'impressione di non muoversi nemmeno. Questo colpo viene chiamato Gryatorn. Ed è interessante notare come questo combattimento, sfruttando un personaggio statico ed esplosivo, ben si sposi con lo stile di Kurumada, che sicuramente non brilla per tavole dinamiche quanto più per le statiche e spettacolari splash page. Molti, sentendo parlare di greci e di dei, deducono che Senseiya sia un'opera che guardi esclusivamente alla cultura occidentale. In realtà questa affermazione non è esatta. Kurumada, così come tanti altri autori, tende a miscelare elementi del mito e del folklore prettamente non giapponese ad altri provenienti invece dalla propria cultura, e in futuro ne vedremo tantissimi altri di esempi. Aldebaran è un personaggio che compare nei panni del Saint del Toro in tutte le saghe della serie classica, oltre che negli spin-off Soul of God ed Episode G. In Lost Canva, invece, tale vestigia saranno indossate da Ashgar, Francisca e Poteneo. In Next Dimension da Ox, predecessore di Aldebaran, che ha tecniche molto simili a quest'ultimo. E per finire, con Omega, in cui il cavaliere sarà Harbinger. Affascinante aprire anche una breve parentesi per affrontare il discorso mitologia, essendo uno degli argomenti della serie che stiamo trattando, e vedere come il toro sia comune in così tante credenze. Ad esempio, nell'antico Egitto era il simbolo di Osiride e di Iside. Vi sarà infatti sicuramente capitato di vedere, se amate questa materia, il bue api, che fra le corna porta la luna. Ma è una caratteristica che vediamo anche nell'induismo, in cui il toro, cavalcato da Shiva, ha fra le corna la mezzaluna Nada. Nello zoroastrismo e nel culto mitraico era la prima creatura creata dal dio Arua Mazda, dal cui sangue dell'animale poi vennero gli uomini, le piante e tutto il creato. Nel mito ellenico invece, oltre a ricondurre al Minotauro, era la ninfa tramutata in giovenca da Zeus per sfuggire alle ire di Hera. Se le caratteristiche esoteriche che nella tradizione appartengono a questo segno zodiacale sono la potenza e la resistenza, palesemente ben rappresentate nel personaggio di Aldebaran, una delle caratteristiche invece archetipe del toro è l'essere riflessivo e aperto a riconoscere, al metabolizzare e infine accogliere. Continuando a parlare di credenze, se affrontiamo il discorso astrologia poi, il segno del toro brilla per la sua semplicità, per l'essere pratico e pacifico, che sono caratteristiche secondo me molto più evidenti nei personaggi che faranno le veci del toro in Lost Canva. Pegasus combatte, ma nessuno dei suoi colpi sembra raggiungere il cavaliere del toro. Ogni Gryator di Aldebaran invece è sempre più micidiale. Solo una volta persi i sensi, Seiya ha una visione, Marin. La sua maestra gli ricorda dello Yai e i punti deboli di questa tecnica di spada.
Dopo che la lama viene estratta, essa perde tutto il suo potere e diventa una spada praticamente morta e inutile. Con questa nuova verità, Seiya si rialza e colpisce Aldebaran con un potentissimo colpo che forse il toro a dover estrarre i propri pugni. E per la prima volta, Seiya sfiora il settimo senso. Quali segreti si celano dietro il settimo senso? Che cosa nasconde quel potere che per un singolo istante il giovane Seiya ha sfiorato? Oggi voglio darvi la mia interpretazione. Se 5 sono i sensi, più il sesto che l'intuizione, il settimo senso, come detto nel primissimo video di questa playlist, è l'accettazione del proprio io, scrutando il loro inconscio come in una sorta di meditazione trascendentale nella quale introspettivamente cercano la propria divinità, diventano coscienti della propria natura umana, la sofferenza e la gioia, il piacere e la disperazione, la vita e la morte. Solo quando accetti l'inevitabilità di tutto ciò, heideggerianamente ottieni la piena conoscenza di te stesso. Comprendi te stesso e il senso del tuo esistere. Stiamo parlando, difatti, della famosa trascendenza. Questa è la cosa che in tutta la saga mi ha sempre affascinato. Non magie che donano power-up, non amuleti che forniscono questo settimo senso come fosse un potenziamento e basta, ma il fatto che c'è davvero un modus operandi, riflessivo e per certi versi filosofico per risvegliarlo. E soprattutto, appartiene alla propria coscienza, è un potere intimo, quasi un'illuminazione potremmo dire. Pegasus promette di prendersi una delle corna del toro. Dal canto suo, il Cavaliere Dorato accetta la provocazione e dichiara che se ci fosse riuscito, lo avrebbe riconosciuto vincitore. Lo scontro prosegue, la forza schiacciante di Toro viene contrastata a fatica da Seiya, ma alla fine il Cavaliere di Pegasus sa fare la mossa decisiva e tagliare una delle due corna del Cavaliere del Toro. Questo basta per dargli la vittoria. Toro scoppia a ridere. Sin da subito era ovvio quanto il guerriero dorato non fosse un vero nemico, non si comportava come tale. Quella che aveva posto i protagonisti era una prima prova che tramite Seiya hanno superato con successo. Shun, Hyoga e Shiryu intanto si sono rialzati e tutti insieme i cavalieri di Atena si congedano dal guardiano del toro. Il tempo avanza e la scalata del grande tempio deve continuare. Nel prossimo video entreremo nella casa del Saint più emblematico di tutto lo zodiaco. Se questo video è stato di tuo gradimento, ti invitiamo a lasciare un bel like e a commentare per farci sapere il tuo pensiero al riguardo. Io ringrazio il buon Nicola Camerlengo per le ricerche riguardanti il simbolismo e Nick Stella del Mattino per tutto il recap. Vi ricordo che in descrizione trovate i link dei vari social su cui potete seguirci. Facebook, Twitter, Instagram, il negozio di magliette, canale e gruppo Telegram su cui vi invito ad unirvi. Saluto come sempre tutti gli abbonati che hanno deciso di sostenerci anche questo mese. Ringrazio tutti voi per la vostra cortese attenzione. Ci vediamo al prossimo video e buona vita a tutti.